Buonasera, benvenuti a questa serata che chiude la terza edizione di Musica nei Cortili all'interno della 12ª edizione della nostra festa al Circobaleno. Questa sera vi voglio soprattutto ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, mi sembra anche numerosi dalle serate precedenti, mi auguro anche per questa serata. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi, ringrazio tutti i soci, ringrazio i ragazzi, i giovani che si sono avvicinati all'associazionismo e oggi è difficile avvicinarli perché non credono quasi più in nulla. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato una marcia in più a questo gruppo. Dal punto di vista economico ci tengo a dire che queste sono serate che comunque hanno un costo elevatissimo. Volutamente all'ingresso abbiamo messo il consuntivo di questa manifestazione tutta per tutte le serate che ci hanno visto protagonisti. Non è andata bene, ma noi siamo soddisfattissimi per le persone che sono venuti e per la qualità che siamo riusciti anche quest'anno, nonostante lo sforzo oneroso da parte di tutti, la qualità che abbiamo raggiunto. Io mi auguro che nei prossimi anni, magari già a partire dall'anno prossimo e con la nuova amministrazione, ci possa essere una collaborazione, perché purtroppo la nostra buona volontà, il volontariato, l'associazionismo puro che ci contraddistingue non può sostenere manifestazioni di uno spessore del genere. Quindi il mio invito è quello della collaborazione, di sostenerci tutti, cittadini, associazioni, cittadinanza attiva, amministrazione, tutti insieme si possono raggiungere degli obiettivi eccellenti. Poi mi farebbe piacere parlare di questo progetto. Questo è il primo progetto che i ragazzi, avvicinandosi all'associazione, hanno presentato. È un piano territoriale giovani, un PTG, era Documentiamo la nostra città. I nostri ragazzi hanno dato il nome a questo progetto Churches and Street by Night, sono usciti di sera a fare delle foto e hanno rappresentato i 7 comuni coinvolti. Ci tengo a dire che durante l'anno c'è stato un corso di fotografia e molte di queste foto sono anche il risultato di questo corso di fotografia. Che dire, ringrazio ancora tutti e ringrazio te e vi invito a venire alla nostra associazione.